C'è l'insegnante e la pensionata, la giovane disoccupata e la cameriera di sala. La passione per i dolci non ha età né professione ed anche quest'anno sta contagiando tutta la provincia di Pesaro Urbino grazie a Chef in the City Cake Edition. Si tratta di una gara di pasticceria riservata agli amatori che ha l'obiettivo di agevolare gli incassi delle pasticcerie nei giorni di minor guadagni, e cioè dal lunedì al giovedì. Nella gara sono stati coinvolti 8 concorrenti che si sono sfidati, 2 alla volta, in gare ad eliminazione diretta. Il compito di assaggiare i dolci invece spetta ad una giuria popolare e ad una tecnica composta dai titolari di 3 pasticcerie, Matteo Cavazzoni, Francesco Dionisi e Andrea Urbani. Dunque è un grande successo che continua, perché questa non è la prima edizione. No, questa è la seconda dedicata alla pasticceria ed c'è stata a novembre la seconda dedicata ai ristoranti. Un gran successo, sì. Quest'estate la dedicheremo una alle bevande, non vi svelo nient'altro, però insomma state attenti, seguiteci, seguite le nostre pagine Facebook Chef in the City e scoprirete mano a mano tutte le novità. La gara ieri è entrata nel vivo con le semifinali, dove solo 10 sono stati i voti che hanno separato i dolci di Elisa Lenti e Ramona Neri. Ad avere la meglio è stata Incanto di Foresta Nera, una delizia al cioccolato, panna e amarena preparata dalla 33enne di Pesaro. Cori da stadio e trombette degne del più festoso dei Martedì Grasso hanno salutato la vittoria di Elisa Lenti al termine di una serata da tutto esaurito. Ma dalla descrizione della preparazione ci si può immaginare la bontà di entrambe le creazioni. Un dolce che si chiama Armonia di Cioccolato in un cuore augusto. Io sono molto, diciamo, mi piace molto Fano e quindi ho pensato di dedicare questo dolce alla nostra città, in particolare all'Arco d'Augusto. Allora, diciamo che il mio dolce è un insieme, un'armonia di cioccolato, il cioccolato bianco e il cioccolato nero, e all'interno c'è un cuore di lamponi. E perché l'Arco d'Augusto? Perché appunto l'arco ci porta all'interno della città, nel cuore della città di Fano, quindi ho pensato di associarlo al mio dolce. Questa armonia di cioccolato, questi due gusti che si sposano e devono essere ben bilanciati per poi arrivare dritti al cuore, che è il lampone. Il mio dolce si chiama Incanto di Foresta Nera, è una foresta nera in pratica, non so se conosci questo dolce, ma è un dolce tedesco, è a base di pan di Spagna di cioccolato, crema al cioccolato e panna con amarena in mezzo, perché appunto nasce nella zona della Foresta Nera in cui ci sono tantissimi alberi di amarene. La sfida è iniziata con circa un'ora di ritardo a causa dell'incendio divampato in un locale sotterraneo. Solo dopo che i vigili del fuoco hanno spento il rogo nel deposito di bancali e mobili e hanno autorizzato l'ingresso del pubblico nella pasticceria, è stato dato il via alla manifestazione. Chef in the City Cake Edition proseguirà con la seconda semifinale in programma domani, con un nuovo derby con la coppia pesarese Marco Vitali e Claudia Fabiani, che cercherà di battere la ventenne fanese Martina Mascarucci.